Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in un nuovissimo video. Scusate la voce un po' nasale, ma per finire che mi ripeto sempre con le stesse cose. Oggi faccio un Get Ready With Me insieme a voi, provo delle novità e vi racconto questa cosa che comunque avete potuto leggere anche un pochino dal titolo. Come prima cosa vado a prendere un balsamo labbra. In questo periodo le ho abbastanza secche. Oggi mi truccherò con voi e inizierò a raccontarvi di questa cosa che vi avevo comunque già accennato in alcune storie su Instagram. Guardate che bella questa box di Benefit, la utilizzo per mettere all'interno tutti i prodotti che poi devo utilizzare per il video. E a proposito di Benefit, facciamo insieme proprio le sopracciglia utilizzando due prodotti. Allora, uno il Gimme Brow, che è un prodotto per sopracciglia, delle fibre all'interno per farle apparire più folte, e una matita di precisione. Non molto tempo fa, come vi dicevo su Instagram, avevo parlato della situazione laser. Allora, io adesso qui vi lascio delle mie foto della mia situazione attuale. Inizialmente non sapevo se registrare dei video oppure no. Anche su Instagram molte di voi mi hanno chiesto di condividere l'esperienza perché magari vivono lo stesso disagio, lo stesso problema, se non sul viso, in altre zone del corpo. E quindi questa cosa mi ha portato anche a fare dei video che so che non siete in pochi a vederlo. Quindi un pochino questa cosa mi imbarazzava, però ho deciso di farlo. Perché sicuramente tra di voi ci sarà qualcuno che è interessato a sapere, poi sono anche curiosa di sapere le vostre esperienze, se avete fatto una cosa del genere. Vista la mia situazione che è questa, allora io non mi ero mai accorta di questa situazione così grave da un certo punto di vista, tanto da sembrare proprio quando tocchi della sorta di barba. Io non mi ero mai resa conto del problema così evidente perché mi depilavo, oppure quando usciva un pelettino andava ad estirpare con la pinzetta e quindi non ci facevo caso. A proposito di pinzetta, sto togliendo dei peletti superflui qui e non mi rendevo conto di questa crescita bella forte che c'era, no? Comunque tutti questi peli non mi rendevo conto perché depilavo e poi ogni tanto quando uscivo li tiravo con la pinzetta, non li avevo mai visti così. Quando me ne sono accorta l'anno scorso all'incirca un anno fa, era luglio, dove avevo preso una bruttissima bronchite, tipo sono stata 20 giorni con questa bronchite. Ed essendo una zona sotto, alcune volte non la vai a guardare bene bene bene. Comunque, 20 giorni che non mi truccavo, non mi toccavo il viso, stavo proprio male. E mi resi conto di questi peli bruttissimi, tantissimi, dove ho scoperto, rimanete senza parole, praticamente dovevo fare la radiografia, no? Per questa bronchite, per vedere se era andata via oppure no. E lì, sotto tutti quei LED, così, prima di entrare in quella stanza, mi resi conto che avevo dei peli abnormi. Raga, io avevo la barba! Questa cosa lì per lì mi ha scioccata. E visto che ero nel periodo che stavo facendo tutti i controlli, eccetera, dissi ok, magari la prima cosa che si pensa, ed è giusto anche che sia un fattore ormonale o di qualche problema ormonale così. Fatto tutto, non ho nulla, sono sana come un pesce, fortunatamente. Però il problema rimaneva. Il fatto che io abbia sempre avuto dei peletti superflui non è una novità per me. Essendo abbastanza scura, ho anche il pelo abbastanza scuro, però non mi sono mai fatta un problema sul viso. È iniziato a diventare un serio problema. Così ho preso provvedimenti. Così mi sono messa un pochino alla ricerca di laser, di tutte queste cose, anche per cercare di capire meglio quale laser poteva andare meglio per me. Così ho preso la mia scelta di fare il laser. Allora, io sono andata in un centro, ecco qua, che è molto specializzato in laser. Ecco qua, questa è la loro brochure. Il centro si chiama Beauty Evolution. Ho visto un pochino tutte queste cose, anche il fatto dei risultati su diverse tipologie di pelle, anche quelle scure. Questo centro non si trova troppo distante da me, nel senso che si trova a 15 minuti da Napoli in macchina, quindi non mi sono mai fatta il problema di spostarmi un pochino per fare un trattamento. Basta che il trattamento viene fatto bene, io sono contenta. Voglio condividere questa esperienza insieme a voi, la condividerò perché quando sono andata lì a chiedere insomma dei prezzi, farmi guardare, no, anche per capire meglio cosa poteva essere più adatto a me, visto che voi siete molto curiose, nel frattempo continuo a truccarmi, utilizzo la Golden Roses di Mesauda. Io sono andata per parlare della zona mento e devo dire la sincera verità, voglio vedere come mi trovo perché voglio fare anche altre zone del corpo, voglio un attimino aspettare di capire
come funziona, se mi fa male, se non mi fa male. Io ho una soglia del dolore comunque molto alta, abbastanza alta. Ho sentito dei pareri discordanti, nel senso che, cioè, ti dice oddio fa super male, ti dice no, su internet le trovi tutti i colori, quindi dolore è una cosa molto soggettiva, non mi voglio fermare a questo. Vado a prendere comunque un colore, questo colore, e sono molto decisa nel farlo, tant'è vero che lo farò. Sono andata in questo centro ed ho fatto un preventivo su di me sulla zona mento. Ho chiesto il permesso di poter registrare dei video, se era possibile registrare dei video, visto che è una cosa che devo fare. Ci tengo tanto anche a condividerla con voi, perché io, vi ricordate, l'ho detto mesi e mesi fa su Instagram. Infatti non ve ne avevo più parlato perché ero proprio alla ricerca del centro, stavo proprio facendo delle mie ricerche personali. E infatti andrò in questi giorni e registrerò. Dopo che ho chiesto se potevo registrare e condividere tutto con voi, mi hanno dato un 20% di sconto e ho chiesto se questo 20% di sconto fosse valido anche per voi, nel senso che voi che guardate questo video, visto che è valido per me. E mi hanno detto di sì. Quindi sì, come è valido per me, è valido anche per voi. Quindi se andate e dite che avete visto questo video, insomma che l'avete visto da Fatima, potete avere anche voi il 20% di sconto. Insomma, quando andate lì, vi presentate, basta che dite che avete visto, insomma, questo video. Come potete vedere, non è nessun link di affiliazione. Allora, vi dico subito quanto ho pagato, perché ho scelto di fare il pacchetto. Il pacchetto costava 390 euro per delle sedute al mento, che erano all'incirca più di 20 per quanto riguarda me. Fare delle sedute più mirate, tipo la prima volta dopo 15 giorni, una dopo 15 giorni, e poi man mano un mantenimento, insomma, da vedere, a controllare. È tutto un processo, non è statico, nel senso che facciamo queste sedute, basta. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo quando sono andata è proprio il fatto che, in un certo senso, non è stata una cosa statica. Ok, tu devi fare queste sedute, uno, due, tre, tra un mese e 2 mesi, no. Nel senso che mi hanno guardato il pelo, il colore, ci possono valere tot tempo. Comunque, sono all'incirca un 20 sedute. Ho pagato 390 euro, quindi con lo sconto del 20% all'incirca 312, abbiamo chiuso a 300 e devo fare comunque più di 20 sedute, facendo due calcoli, scusate, sono all'incirca 15 euro in più a seduta. Comunque non era per una questione di prezzo, anche perché vedrò anche se voglio aggiungere qualcos'altro, se gambe o inguine o qualcosina del genere, perché mi interessa tantissimo questa procedura. Magari farò un altro pacchetto con un prezzo diverso. Penso che aggiungerò altre cose, insomma, voglio vedere come mi trovo anche per sperimentare questa cosa del dolore, no? E infatti per questo ci tengo tantissimo a condividerlo con voi. Vedrò un attimino perché io vorrei aggiungere una zona gambe, una zona inguine, non lo so, quindi una di queste due, e voglio tenervi assolutamente aggiornate. Questo centro mi è piaciuto molto, a differenza di altri che magari sono andata a vedere, erano troppo statici nel dire devi fare tot sedute, cioè manco ti guardavano un altro po', ti dicevano ok, fatti sto pacchetto, bum 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 bum. E non è una cosa che mi è piaciuta, quindi questo centro mi ha lasciato davvero un'ottima impressione, ci andrò in questi giorni. Magari quando vedrete questo video io l'ho già fatto. Il tempo di registrarlo, caricarlo, editarlo, metterlo online, magari io sono passati i giorni e l'avrò già fatto. Però se così fosse cercherò di mettere questi video uno dopo l'altro. Cercherò di mettere il video dove vi faccio vedere proprio mentre faccio il laser, che non so se farò un altro get ready o un vlog. Però ci tengo tantissimo a farvelo vedere e a condividere, perché in molte eravate curiose su Instagram, tantissime. Per quanto ci siano sempre meno tabù, no, nella società, per noi donne la questione pelo è un tabù fortissimo, una cosa che crea davvero tanto imbarazzo. In questo caso, sono contenta di potervelo consigliare, perché come mi scrisse una ragazza in direct, disse: io non ho un'amica che ha fatto questo trattamento, non so dove andare, non so che laser utilizzare. Cioè, mi piacerebbe vedere questa cosa, perché è bello quando ti dicono che magari si fidano di te e ti vedono un po' come un'amica. Quindi raccontare questa esperienza, come raccontarla a delle amiche, sicuramente vi farò sapere. E vedere, perché poi è una cosa che si vedranno i risultati e vedere insomma come funziona. Io sono positiva, voglio esserlo.
Ragazze, ora che cosa vado a fare? Volevo mettere l'eyeliner, ma poi ho cambiato idea. Voglio provare insieme a voi questo nuovo mascara di Pupa, che è il nuovo mascara di Pupa, il Vamp. È famosissimo il mascara Vamp di Pupa, e questo è il nuovo All-in-One. Quando passa questa energia devo fare anche queste mani, perché io e la polvere non andiamo tanto d'accordo in questo periodo. Mascara volume spettacolare, curvatura perfetta, lunghezza inimitabile. Andiamo a vedere. È davvero molto bello questo mascara di Pupa. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è stata anche questa matita per sopracciglia di Benefit, che è super precisa, cioè fa un tratto davvero super preciso. Tipo se fate il pelettino così vi viene su davvero molto molto naturale. Adesso da questa palette vado a riprendere questo colore marroncino qui e lo metto un pochino sotto l'occhio qua. Con gli occhi ho finito. Adesso insieme a voi vado a provare una novità di Benefit, questa nuova palette Cheek Leaders Pink Squad. Eccola qui, vi faccio vedere anche l'interno, i colori. Vabbè, i pack di Benefit sono sempre qualcosa di assolutamente meraviglioso. Vado a prendere un pochino di bronzer Dallas e faccio un leggero, leggerissimo contour al naso con questa terra. E con un pennello di queste dimensioni vado a prendere la Hoola e la vado a mettere qui. La Hoola è uno dei best seller dei prodotti di Benefit e personalmente è anche una delle mie terre preferite. Visto che adesso andiamo incontro all'estate, voglio provare anche la Hoola, quella lì per pelli un pochino più scure, sono super curiosa. Con un altro pennello, ma che è praticamente identico, vado a prendere il blush California e lo vado a mettere un pochino qui. Ora vi faccio vedere una cosa che mi è piaciuta tantissimo e vi ho fatto vedere anche nelle stories il risultato che aveva su di me. Sto parlando dei nuovi prodotti di Deborah Fully, in particolar modo in questo video oggi andrò ad utilizzare l'illuminante del kit numero 2. Eccolo qua, guardate che carino, questo è Ring Light, eccolo, che può sembrare un pochino scuro, ma vi faccio vedere che su di me ha un effetto fantastico. Lo vado a prendere con un pennello di questa dimensione e lo applico qui. Qui. Se metto così, tipo non si nota, nel senso che non si nota, non si vede quella striscia bianca che alcune volte mi dà un fastidio enorme su alcuni illuminanti dorati. Questo mi dà un bellissimo effetto perché così, tipo frontalmente, non si nota. Poi quando mi vado a girare c'è questo effetto bling bling che a me piace tantissimo. Brava amica, mi piace tantissimo il tuo illuminante. Vi giuro che non sono di parte perché poi amo Deborah, nel senso che proprio da quando poi l'ho conosciuta da vicino, sono stata un giorno a Roma con Deborah e con Eleonora, sono davvero delle ragazze fantastiche. Ed ecco come la vedete in video, dolcissima e bellissima. Vi giuro che non sono di parte, però è un bellissimo illuminante, mi è piaciuto tantissimo. Ora voglio utilizzare qualcosa di rosso sulle labbra, però due varianti, perché io ho ricevuto adesso proprio questi prodotti di My Vision Beauty che usciranno appunto per Cosmify, quindi faccio due opzioni. Se, visto che queste cose arrivano pochi giorni prima dell'uscita a noi, giustamente non possiamo parlarne prima della diretta interessata, farò questo video, perché se sono già usciti ve lo faccio vedere. Quando metterò online questo video, tipo parlo del futuro, vedrò se sono già usciti così posso metterlo oppure no. Vado ad utilizzare questo rossetto liquido. Marsala è praticamente il suo nome. Bel rosso. Sono coraggiosa oggi. Sto utilizzando un rossetto rosso così scuro senza mettere la matita di contorno. Anche perché l'applicatore è molto carino. Ma che bello questo colore! Mi piace, mi gusta. Okay, adesso si sta anche asciugando un po', quindi fa questo effetto vellutino matto. Mi piace un botto. Mi piace anche un sacco l'effetto ottico che fa con i denti. Giustamente non so la durata, è la prima volta che lo provo insieme a voi. Che dire, ragazzi, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se siete arrivati fino a questo punto, lasciate questa emoji. E loro sono le ragazze che nel video precedente hanno commentato per prime con le emoji. Ragazze, fatemi sapere qui giù nei commenti se voi avete mai provato appunto il laser, se avete fatto questo trattamento, dove, nel senso che zona avete scelto di trattare. E come vi siete trovate, nel senso che se avete visto dei risultati oppure no. Io vi aspetto a brevissimo con il prossimo video dove appunto vi faccio vedere come mi vado a fare questo laser. Io vi mando un grosso e mega bacio e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!